Use Law, avvocati in radio. Giovedì 11 maggio, sempre su Svegliati Avvocatura. Un breve jingle e siamo da voi. Use Law Web Radio. www.webradiouslaw.it. webradiouslaw.it. E ancora buongiorno, sono Angelo Marzo della mia postazione virtuale di Vicenza, con me in regia o nella sala. Oggi parleremo delle conseguenze di un appalto nell'ambito sempre del condominio, di un appalto che è finito male per le varie problematiche, e vedremo come la responsabilità venga graduata fra l'appaltatore e il direttore dei lavori. Ci parlerà di questa giurisprudenza e di questo principio il collega Rosario Dolce. Ascoltiamolo. Hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dire? Contattaci webradio@uslow.it. Buongiorno all'amico e collega Rosario Dolce. Buongiorno Angelo. Allora Rosario, che succede se l'appalto non va bene? Cioè la responsabilità, noi sempre abbiamo pensato, appaltatore o comunque committente, chi è responsabile di un appalto finito male? L'appalto in condominio è un momento delicato già nella fase di scelta dell'impresa, in ordine alla verifica dell'idoneità tecnica e professionale. Questo è ancor di più è risaltato agli occhi di tutti in sede di commissione per i lavori che hanno beneficiato e che beneficiano dei bonus fiscali. A maggior ragione la scelta del direttore dei lavori e del progettista è un momento altrettanto delicato. Perché? Perché tutti i nodi vengono al pettine quando purtroppo succede che un cantiere edile all'interno del condominio non porti i risultati sperati rispetto a quelli che erano gli obiettivi originari. Collegati appunto alla manutenzione delle parti comuni in un fabbricato. E allora a quel punto va fatta una cernita rispetto a quelli che sono gli errori che sono stati commessi. E se c'è stato un progetto mal eseguito o ancora prima erroneamente pensato dal punto di vista tecnico, allora a quel punto sussistono diversi gradi di colpa che vanno distribuiti tra il direttore dei lavori, o meglio il progettista, e lo stesso appaltatore. Questo ce lo dice il Tribunale di Milano con la sentenza numero 3359 del 27 aprile scorso, che ha definito un caso in cui il condominio lamentava proprio l'esecuzione non a regola dell'arte delle opere. E questo era emerso in sede di accertamento tecnico preventivo, rispetto al quale il consulente del tribunale aveva rilevato che era stata mal progettata l'intera esecuzione dell'opera. E dall'altra parte aveva anche rilevato che l'esecuzione da parte dell'appaltatore era stata fatta altrettanto malamente, e in questo caso però aveva anche rilevato che l'appaltatore non aveva formalizzato nei confronti del progettista e direttore dei lavori del condominio quelle che erano le incongruenze esecutive dell'opera, certo, ma si era limitato a darne corso ed esecuzione senza nulla opinare. Allora, da questo punto di vista è stata valutata e riscontrata una responsabilità in solido tra il progettista e direttore dei lavori e lo stesso appaltatore, che il tribunale ha graduato anche in termini di responsabilità tra gli stessi, valorizzando più la responsabilità dell'impresa per il 70% della gradazione rispetto a quella del direttore dei lavori per il 30%, in ragione del fatto che la stessa può essere alla stessa può essere ascritta un maggior rilievo in quanto proprio per la capacità e le competenze operative si doveva evidenziare al committente, per esso quindi al direttore dei lavori, l'impossibilità di dare corso
a quel tipo di opera. Certo. Cosa che invece formalmente non è stata fatta. E nel processo questo risulta attraverso una serie di prove testimoniali che sono state raccolte in corso di causa. E quindi, cioè, il tribunale ne ha graduato sotto il profilo di una CTU, quindi questo. Sì, in questa causa è stata discretiva all'accertamento tecnico preventivo condotto quindi nella fase preliminare rispetto all'introduzione del giudizio. Uh-huh. Dal punto di vista processuale poi si è cristallizzato un onere probatorio che generalmente faceva capo al direttore dei lavori, al progettista e dall'altra parte all'appaltatore, i quali per affrancarsi di responsabilità ciascuno rispetto alla posizione e rilievo che questo assumeva nel contesto di riferimento, avrebbero dovuto, per quanto riguarda il direttore dei lavori, dimostrare che l'accertamento tecnico preventivo fosse erroneo nel valutare un errore commesso dallo stesso in fase di progettazione e non c'è riuscito. Da parte dell'appaltatore invece dimostrare che lo stesso aveva durante l'esecuzione delle opere formalmente contestato l'esecuzione di alcuni ordini impartiti proprio perché doveva assumere che gli stessi risultavano o potevano essere cagione di danni ulteriori rispetto addirittura all'esecuzione meramente dell'opera. E quindi doveva dissociarsi o comunque doveva contestare l'ordine di servizio da parte del direttore dei lavori, prova che il giudice non ha rilevato sussistente nel compendio documentale, nelle prove orali raccolte in corso di causa, ragione per cui non è stato offerto questo elemento di discrimine, è ritenuto passibile di responsabilità anche l'appaltatore e addirittura rispetto alla responsabilità del direttore dei lavori l'ha graduata fino a un rilievo pari al 70%. Bene, grazie Rosario della tua intervista e una buona giornata a te. Buona giornata Angelo e ai nostri ascoltatori. Uslove Web Radio, la voce dell'avvocatura. E con questo si conclude qui la nostra puntata. Arrivederci e a risentirci sempre su Svegliati Avvocatura. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslove Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslove Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.